Lui dov'è? Dov'è Sigurd? È vivo. Non è con te? Dov'è? Dag, non ora. Devo parlare con Randvi. Non l'hai mai trovato, vero? Parla, Eivor. Meritiamo di sapere. Devo parlare con Randvi. Spostati, subito! Non l'hai trovato. Perché non l'hai mai cercato? Ti conosco, Eivor. So che cosa vuoi fare. Eivor, torni sola. Non oso pensare che ne è di Sigurd. Non l'ho ritrovato. Fulke, quella pazza, mi è sfuggita. L'ha portato nel Satex. Serve un'armata. Chiama gli alleati. Ricorda loro del patto con me. Dobbiamo agire prima che... Prima che? Prima che cosa, Eivor? L'ha torturato, Randvi. Con crudeltà indicibile. Ci ha fatto trovare il suo braccio mozzato. Temo che voglia ucciderlo. Lentamente. Oh, dei. Chi c'è? Eivor! Eivor! Affrontami, Eivor! Fermati, morso di lupo! È il momento di finirla. Dag, ora voltati e vattene via. I tuoi modi non sono i miei, Eivor. Io non fuggo dalle mie responsabilità per avere la gloria. Io resto leale, dalla parte della mia gente. Per molti mesi ho accettato di stare al tuo fianco, continuando a fidarmi del giudizio di Sigurd, poiché credevo in lui e nel suo sogno. Segui gli ordini di Eivor, mi disse. E così ho fatto. Anche se la pensavo diversamente, ho sempre assecondato le tue decisioni. E quale fine abbiamo fatto? Siamo senza uno Jarl, senza un futuro, mentre tu vaghi per questa terra in cerca soltanto della tua gloria! Avresti potuto confidarti con me in privato, ma ora è troppo tardi. Non sarebbe servito a nulla! Ho le idee chiare! Ascoltate tutti! Io sfido Eivor per il comando di questo clan, fino a che Sigurd non farà ritorno tra noi! Adesso basta, Dag! No! Sarà un duello mortale! Questa è follia, Dag! Non intendo accettare! Non te lo sto domandando! Vieni! Che si prepari il cerchio! Ti scannerò proprio come un maiale! Vi prego, basta! Sì. Davvero non sai fare di meglio? Fermati finché puoi, Dag. Non dobbiamo arrivare a tanto. Codarda fino all'ultimo. Non temere, Eivor.
presto sarà finita. Patetica! Battermi con te. Vattene! Che ti succede, Eivor? Hai paura? Solo per ciò che dovrò fare. Non capisci che stai facendo? Non c'è onore in questo. Se conosci l'onore, è solo per merito di Sigurd. Ti sei fatta accudire e poi lo hai lasciato a morire. Avresti dovuto ascoltarmi. Potevi ancora salvarti. Concederò l'esilio. Te ne andrai, ma avrai la tua vita. Risparmia la pietà e combatti! Così sì. Non mi lasci scegliere. Mi prego, basta! Potevi aspettare. Potevi venire insieme a me. Sei uno stolto, Dag. Hai visto a cosa ti ha portato? Silenzio! Eivor, tu... Se avessi pietà, non la concederei a questo povero stolto. Mi ha costretto. Sì, e il prezzo dell'oltraggio è la morte, l'hai detto tu stessa. Gli hai concesso ogni cosa, ma non gli bastava. E io non ho spazio per i deboli nella mia sala degli eroi. Si è battuto per ciò in cui credeva. Ha dimostrato valore. Tu credi? Eppure l'hai ucciso ugualmente. Qual è il vero prezzo di un oltraggio? La scelta è solo tua. Non sarebbe dovuta finire così. Prendi ed entra nella sala di Odino. Spero che nella prossima vita troverai ciò che cercavi in questa. Tornate a casa. Penserò io a lui. Tornate a casa! Dag mi ha accusata di tradimento. Di aver rotto il mio giuramento. E questa è stata la mia risposta. Ora ascolterete solo la verità. Nessuno si augura il ritorno a casa di Sigurd più di me.
tu lo sai. Tu lo sai. Tutti voi! E brucerò tutti i campi. Prosciugherò i fiumi del Wessex per trovarlo. Questo io giuro a voi. Questo vi giuro. Troverò Sigurd. Non resterete senza uno Jarl. Ve lo prometto. Dag, fiero e sprezzante fino alla morte. Ma non ti porto rancore. Mi manca sentire le tue storie, amico mio. Me le ricordo bene. Fa una pausa, Randvi. Vieni con me nel Grant Bridgeshire ed esci da questa stanza polverosa. Intendi adesso? Proprio ora? Certo. Mi hai detto che eri stanca di stare qui. Dunque, perché no? Gambe in spalla e preparati a partire. L'ho chiesto io, vero? Hai ragione. Guidami tu, Eivor. Vieni con me. Oggi non prenderemo la nave. Questo viaggio è solo per noi due. È un problema? Per niente. L'importante è stare al sole e all'aria aperta. Trascorro troppo tempo nella casa lunga. Prima o poi dovremo attraversare il fiume per entrare nel Grant Bridgeshire. Se conosci un'altra via, sarò lieta di saperlo. Di nuotare non se ne parla? Nuotare? Non saprei. È uno scherzo. Una barca o un cavallo potrebbero andare, ma non sono contraria ai metodi tradizionali. Ed eccoci qui. Benvenuta a Grantbridge. Dobbiamo dirigerci alla casa lunga. Ah, è davvero grande. Rustica, lignea, stupenda. E tutto sembra piuttosto nuovo. Sotto la guida di Soma, l'armata d'estate ha ampliato il villaggio d'origine. Serviva un punto d'appoggio per i commerci verso Lunden e per le incursioni nel Wessex. Beh, è notevole. E vedo delle architetture molto interessanti. Vedo, Eivor! È passato del tempo da quando ci siamo visti l'ultima volta. Ti conosco, credo. Sei uno degli uomini di Soma. Magni, vero? Già, buona memoria. Sono lieta di rivederti. Questa è Randvi, mia cara amica e valente guerriera. Salute, Randvi. Noto che Eivor ha una certa predilezione per le donne affascinanti. Sai, l'ho notato anche io. Mi aspettavo più persone, Magni. È successo qualcosa? Soma ha radunato dei guerrieri ed è andata a ovest. Intende aprire una rotta commerciale verso Oxenford. Solo ora, in tempi difficili, ho scoperto che non sono il buon rimpiazzo che credevo di essere. Che problemi ci sono?
Ah, dei banditi si sono accampati qui vicino, a est, sulla riva del fiume. Attaccano i mercanti che viaggiano via terra o via fiume, e la loro fama cresce sempre di più. I viandanti hanno paura. La città potrebbe risentirne molto a lungo andare. Ah, io ne ho già risentito. Quei bastardi mi hanno rubato il cavallo. E come pensi? Possiamo aiutarti noi, Magni. E se non troveremo il tuo cavallo, te ne ruberemo uno nuovo. Oh, ne sarei sollevato. Non ho niente da offrirvi in cambio, ma i banditi saranno forniti. Rubateli di ciò che vorrete. Bene, considera la cosa fatta. Eivor, vieni. Dobbiamo razziare un campo. Diceva che i banditi sono accampati sul fiume, a est del... Ti sei offerta volontaria per una battaglia. È questa la tua idea di sereno viaggio di piacere? Credo di sì. Mi sorprendo da sola. Ti sei appena allontanata da quel tavolo e già hai sete di sangue. È una sensazione che conosci bene, no? Ho sempre voluto vivere ciò che vivi tu. E ora potrò farlo. A meno che tu non abbia progetti più interessanti per noi. Aiuteremo Magni e sistemeremo quei banditi. Ma cerca di non farti prendere troppo. Il clan del Corvo ha bisogno di te. Certo, mia signora. Seguirò ogni tuo ordine alla lettera. Se non ti conoscessi, direi che ti stai prendendo gioco di me. Oh, certo che no. Eivor Morso di Lupo, possente Drengr. Non mi farei mai beffe della tua sacra autorità. Eccolo, l'accampamento. Bene, stammi vicina e fa come me. Mi accuccio e guardo severa l'orizzonte? Proprio così. Volessi restare nascosta. Poiché avevi voglia di combattere, eccoci qui. Ti serviranno delle ali. Mi sento già più forte. Bene, abbiamo finito. Riportiamo il cavallo a Magni. Che emozione, Eivor. Siamo le campionesse di Grantbridge. Ci sono altre città che hanno bisogno di noi. Non credi di aver già vissuto troppe avventure oggi? Dovremmo tornare all'insediamento. O farci una bevuta per festeggiare la vittoria. A casa. Tecla all'idromele, la birra che vogliamo. Eivor, l'avventura è appena iniziata. Troviamo una birreria e poi mettiamoci comode. Restituiamo il cavallo. E se avrai ancora sete, ci guarderemo. Magni, il
problema dei banditi è risolto. Davvero? Ben fatto! E avete trovato la mia giumenta? Il tuo cavallo è fuori ad aspettarti. Sta bene, sia lode agli dei. E anche a te, Eivor. E alla tua amica Randvi, ovunque sia. Deve essere qui intorno. Eivor, vieni qui. Guarda un po'. Ah, qualcuno ha sete. Hai forse intenzione di ubriacarti? Ho intenzione di ubriacare te? Forza, temi di fermarti prima di me? A dire, a che gioco vuoi giocare? A chi beve di più? Io contro di te, morso di lupo contro la dama delle carte. Randvi, puoi trovare un nome migliore? Gola di fuoco, allora. Bene, beviamo. Splendido. Basta o annegherò. Sono la gola di fuoco, la sterminatrice di botti. Ti ho detto che avrei bevuto più di te. Ora sei soddisfatta? Ho le campane in testa. Più che soddisfatta. Ora vieni, smaltiremo la sbornia cavalcando nel vento fino a casa. Ma ho intenzione di fare un'altra tappa. Randvi. È una torre sommersa accanto a una cascata. Possiamo fermarci un momento e poi ti lascerò libera. È vicina alla sommità di una collina a sud dell'insediamento. Sarà facile da trovare. Va bene, un'ultima sosta. Forse non si vede, Eivor, ma non sto nella pelle. Si vede. È in partenza? Beh, spero di rivederti presto. Randvi, torna quando vuoi. Forse tornerò, Magni. Grazie per ogni cosa. No, no, grazie a te. Buon viaggio. Credo che tu abbia trafitto il cuore del povero Magni prima. Che posso dire? Non sarà il primo e non sarà l'ultimo. Io ti nomino Randvi, terrore dei banditi, castigo dei cuori. Un nome che mi fa onore. È stata Sunneva a descrivermi la torre. Un luogo desolato ma pacifico. Sono ansiosa di vederlo. Dopo un giorno così pieno, finalmente vuoi calmarti? Ho avuto la mia dose di avventure. È tempo di riposare. Guarda là, deve essere la torre. Prendi il ponte. È bella come nei racconti di Sunniva. Riesci a immaginare quanto fosse maestosa quando fu costruita tanti inverni fa? A volte, quando guardo una mappa, immagino minuscole armate di piccoli omini che viaggiano qua e là. E ora, osservando queste rovine, immagino la vita dei popoli del passato, che non sapevano cosa sarebbe stato dei loro monumenti. Hai una fervida immaginazione. Voglio guardare il panorama. Saliamo. Ti seguo. Muoviti! Fa attenzione a dove ti appoggi. Queste pietre sono vecchie e cadenti. Sei agile per essere una cartografa. Deridimi, ma io ho issato travi di case lunghe e ho aiutato ad assemblare scafi di navi. Le mie mani sono callose e allenate. Bene, bene. Una vista stupenda. Mi ricorda la mia infanzia in Norvegia, quando salivo sulle colline dietro al bosco. Hai un cuore avventuroso.
È arduo vederlo oltre il tavolo, ma non ora, mentre fatichi per raggiungere la cima di una torre. Ero un maschiaccio da piccola. Andavo a caccia. Ero un amante dell'aria aperta, prima di diventare una donna affidata e stoica. Data in moglie per assicurare una pace tra clan. Un ruolo degno e nobile, ma che non avrei mai previsto per me. Saresti stata una grande guerriera errante. Una vichinga, libera di andare e venire come il vento. Lo credo anch'io. Forse un giorno avremmo salpato insieme sul mare aperto, per razziare o viaggiare. O ci saremmo scontrate in battaglia. Senza la tua unione di pace con Sigurd, forse i nostri clan sarebbero ancora nemici. Già, è vero. Ti ringrazio per oggi. Mi è sembrato tutto un lungo sogno e non intendo svegliarmi. Non farlo. Possiamo restare qui quanto vuoi. Mi piacerebbe. Che significa? Oh no, io... Mi dispiace. Non avrei dovuto. Mi sono lasciata andare. Non devi scusarti. Sigurd è tuo fratello e io ti ho messa in una posizione molto difficile. Il cuore non sa fare scelte politiche. Forse è l'idromele, forse è quest'aria. Ma non devi scusarti con me. Non sono così ubriaca. La verità è che... è ciò che provo già da qualche tempo. Mi importa di te, Eivor. I tuoi sentimenti mi onorano, Randvi. Ma per me sei un'amica. Spero tu non ne sia delusa. Ho grande considerazione di te. Sì, certo. Grazie. Mi dispiace. Non rimproverarti nulla. Rimarrà tra noi. E abbiamo il ricordo di una bella giornata. Come amiche e anime gemelle. Non desidero altro. Vorrei restare qui, se per te è lo stesso. Mi piacerebbe. Randvi. Sarà tornata all'insediamento. Eivor, come ti senti? Io preferirei non parlarne. Capisco. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Dimmi del Lincolnshire. Un uomo piuttosto chiassoso di nome Hunwald è arrivato da poco e chiede di te. Per una questione importante, diceva. E dov'è ora? Giù al molo, a bere con i miei ricognitori e spaventare i pesci del fiume. Ti attende con molta impazienza. Sembra simpatico. Andrò a incontrarlo. Tappati le orecchie. Siediti con me, giochiamo. Sì? Dai. Vita frugale in compagnia di amici seduti lungo un placido fiume. Potrà sembrarvi bizzarro, ma i nostri amabili discorsi mi hanno ispirato un breve poema. Posso declamarvelo? Forza, giovane lord, fammi tremare. Oh, certamente, ci proverò. L'ho chiamato Ode a una fiamma vorace. Dunque è tra noi un nuovo scaldo? Io? Cielo, no, non sono un poeta, no.
Solo un umile nobiluomo che si diletta a giocare con i versi. Un mero principiante. Posso proseguire? Non sono qui per giudicare i tuoi versi. Rivela i tuoi propositi o sparisci. Sì, chiedo scusa. Giungo nella speranza di incontrare Eivor, la grande guerriera di questo clan, se tale udienza fosse possibile. Ogni guerriero di questo clan è degno di una canzone o di una saga. Perché Eivor? Perché basta il suo nome a far tremare i miei nemici. Se una tale eroina combattesse al mio fianco, non temerei nulla. Qual è il tuo nome? Sono Hundvald, leale figlio di Lord Hundbeort, attuale aldermanno del Lincolnshire. Che Dio lo risani. Mio padre è debilitato e nel suo delirio uomini malvagi ne hanno corrotto il giudizio. Un ordine segreto e potente, se le voci sono vere. Appena un mese fa, senza preavviso, soldati merciani hanno cacciato me, il suo unico figlio, dalla mia stessa casa. Non so perché, ma so che mio padre non avrebbe mai ordinato il mio esilio. Esiliato dalla famiglia, una dura via da affrontare. Potresti aiutarmi a fare ritorno a Lincoln? Marcia con me attraverso le porte della città e riportami ancora una volta accanto al mio nobile padre. Se sapessi che mio padre non ha speranze, mi preparerei a prendere il suo posto. Porteresti il suo fardello se morisse? Oh, lungi da me pensare che un tale uomo possa perire. Ma se dovesse mancare... Sì, credo che potrei. Devo farlo. Canti una canzone triste, Hundvald del Lincolnshire. Un figlio privato della protezione del padre e ansioso di riscattarsi. Cosa sei disposto a fare? Anche a versare del sangue? Oh, certamente! Mi fionderei nel cuore della battaglia per difendere mio padre, poiché so che la nostra causa è giusta. Bene, giovane lord. Ora il mio clan mi chiama. Ma quando sarò pronta, troveremo tuo padre e ripareremo i torti che hai subito. Ah, sei la capoguerra! Lo sospettavo. Dio ti benedica, Eivor. Non ti condurrò certo nel cuore di una battaglia, ma correrai dei pericoli. Voglio la tua parola. Prometti che seguirai i miei ordini. Fa di me ciò che vuoi. Se arriveremo a tanto... Ti attenderò al mio rifugio, a Bottlestone, a nord-est. Da lì ci dirigeremo a Lincoln. Buon viaggio, giovane lord. E sta attento. Che Dio vi benedica tutti. Temo che potrai condurre quel ragazzo alla sua stessa esecuzione. Forse così starà zitto.